Buonasera a tutti e benvenuti. Buonasera Silvana. Buonasera Nick e buonasera a tutti. Benvenuti a Vivere Bene, Vivere all'Italiana, rubrica realizzata in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia a Montreal, nell'ambito dell'attività di promozione integrata della Farnesina, volta a valorizzare le eccellenze italiane nei settori cultura, economia, scienza. L'ospite che vi stiamo per presentare questa sera è la chef Rosanna Marziale. Ha iniziato a cucinare a 16 anni nel ristorante di famiglia mentre già studiava da sommelier, da barman. Dopo vari stage formativi svolti con grandi maestri, ha deciso di dedicarsi interamente all'arte culinaria. Il suo intento professionale è di esaltare le materie prime del territorio con una tecnica tra sperimentazione e tradizione, soprattutto per quanto riguarda la mozzarella, con la quale ha creato nuovi e innovativi piatti, tanto da essere oggi considerata l'ambasciatrice nel mondo della mozzarella di bufala campana DOP. La chef Rosanna Marziale ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, ha scritto ricercatissimi libri di cucina e ha partecipato a diversi programmi televisivi. Quando nel 2019, per il 60° anniversario di Barbie, la Mattel ha voluto celebrare le figure femminili fonti di ispirazione. La prima personalità italiana ad essere rappresentata è stata Rosanna Marziale. E la vedete tra di noi, siamo collegati con Caserta e con la chef Rosanna Marziale. Buonasera e benvenuta tra di noi. Buonasera. Buonasera a tutti, Silvana, Nick, è un piacere essere con voi. Che piacere bella, tutto nostro. Veramente una bella zona dalle parti di Caserta, lo so che la stiamo tutti sognando, la mozzarella di bufala e tanto altro, ne parleremo durante questa intervista. Intanto ecco le domande, chef Rosanna Marziale, per lei che rappresenta l'arte di mangiare bene, che cosa significa vivere bene e vivere all'italiana? Io sono molto fortunata perché appunto sono in un territorio dove si parla di cibo, di prodotti d'eccellenza, per cui il vivere all'italiana è legato soprattutto al mangiare bene e ad avere a disposizione dei prodotti che ti fanno condividere con la famiglia e con gli amici dei momenti speciali. Il vivere all'italiana potrebbe essere trasformarsi anche in esperienze totalmente a tavola, perché appunto ci sono prodotti come quello che rappresento in questo territorio, e cioè la mozzarella di bufala campana DOP, che ti fa venire voglia di appunto parlare di prodotti all'infinito. Quindi io sono una cuoca, per me il vivere all'italiana è sicuramente il mangiare bene, il mangiare avendo a disposizione dei prodotti d'eccellenza. Lei è la protagonista del cartone animato La Cuoca Girovaga, dedicato alla scoperta della grande gastronomia italiana. Quanto è importante la divulgazione, insegnare soprattutto ai giovani a conoscere gli ingredienti, provare le ricette senza paura di sbagliare e imparare a cucinare? È importantissimo dare dei riferimenti ai più giovani, ai bambini. Infatti con questo cartone, con questo fumetto animato, La Cuoca Girovaga, che mi rappresenta nelle sembianze, ho avuto l'opportunità di andare nelle scuole per appunto divulgare un messaggio di sana alimentazione, di prodotti d'eccellenza, proprio ai più giovani, ai più piccoli, perché avere dei bambini consapevoli sicuramente si avrà diciamo la certezza di avere degli adulti più rispettosi della natura, dell'ambiente e di quello che si mangia. Quindi è indispensabile avere la possibilità di parlare ai più giovani, e bisogna anche dare un messaggio importante ai più giovani, che sbagliare è sicuramente fondamentale, perché dagli sbagli si apprende sempre di più. Quindi lo sbaglio, l'errore non deve essere visto come una cosa irreparabile, una cosa da non fare. Si può sbagliare, si deve sbagliare, noi siamo il risultato di tutti gli sbagli che abbiamo commesso. Quindi se un giovanissimo prova a fare
piatto e non riesce benissimo nel suo intento, quello non deve essere il freno per bloccarlo, ma deve essere un punto di partenza. Che bello, sono secondo me una formula che si applica nella vita stessa, perché nella vita bisogna sbagliare per imparare, no? Molto belle le sue parole, quello che sta dicendo. E Poi anche gli adulti ne devono sbagliare per tutti. imparare a cucinare. In fondo l'evoluzione è attraverso la sofferenza, no? È attraverso appunto gli errori, perché impariamo subito dopo, altrimenti non ci riusciremmo. E intanto spesso la figura dello chef stellato è maschile, no? Quella che gestisce la cucina di un grande ristorante, mentre la figura femminile, non sappiamo perché, è relegata a ruoli subordinati. 60° anniversario di Barbie, la Mattel ha voluto celebrare le donne con il loro lavoro e sono diventate fonte di ispirazione. La prima personalità, l'abbiamo davanti a noi, italiana, è stata appunto lei, è stata rappresentata appunto la signora Marziale. Una bella soddisfazione, ma anche una grande responsabilità la sua. Sì, devo dire che Mattel nel corso degli anni ha cambiato la sua mission, infatti dà degli input alle bambine di non essere solo alte, belle, bionde, ma soprattutto di essere delle bambine che hanno delle passioni e che possono appassionarsi a dei mestieri. Tra questi mestieri è venuto fuori uno tra i mestieri, diciamolo, più faticosi che possano esistere, che è il lavoro del cuoco. È ragion per cui in cucina ci sono tanti uomini più che donne, perché effettivamente il percorso è abbastanza faticoso e quindi se la donna vuole dedicarsi anche ad altro, come è giusto che sia, non ha abbastanza tempo. Ritornando alla mission della Mattel che mi ha conferito questa role model con le mie sembianze, quindi con le sembianze della chef Marziale, io sono stata molto contenta e gratificata di questo, ma diciamo di dare soprattutto un messaggio ai bambini, alle bambine che giocano con una bambola, di poter immaginarsi di diventare da grande. Di poter fare, di poter realizzare anche la passione del cuoco, della cuoca, della chef. Fantastico. Molto bello. Lei gestisce con la mamma Pasqualina e i suoi fratelli Loreto e Maria i ristoranti di famiglia Le Colonne, sito nei pressi della Reggia di Caserta, e San Bartolomeo, casa in campagna. Un lavoro di grande impegno e consapevolezza. Ma al di là della tecnica, al di là della professione, cucinare è fondamentalmente un atto d'amore? Sì, diciamo che noi, nostro padre ci ha trasmesso la passione per l'accoglienza e quindi per la ristorazione. E sicuramente cucinare è un atto d'amore, l'atto più importante che si può trasmettere. Uno degli atti principali, no? Quindi attraverso il cibo, attraverso ciò che prepari, manifesti quello che senti, però nella professione, quindi nella ristorazione, ci vuole ben altro. Quindi se non sei sostenuto da una forte passione, effettivamente non può essere, diventa riduttivo solo atto d'amore, ci vuole quel qualcosa in più, quella passione per l'accoglienza, per la ristorazione che fa in modo che ogni giorno tu possa pensare alla soddisfazione del cliente nella sua totalità e quindi sì nel mangiare bene, ma nel farlo stare bene proprio come se venisse a casa propria. È bello, veramente in questo programma, lo diciamo spesso io e Silvana, no? Ci passano le eccellenze italiane ogni settimana e ne siamo così fieri, non soltanto di incontrarle e di incontrare anche te.
ma di farlo vedere a tutti coloro che ci seguono qui nella nostra bella provincia del Quebec. E intanto ringraziamo la chef Rosanna Marziale, grazie per aver accettato l'invito su questa piattaforma e auguriamo un fantastico proseguimento di vita e di serata. E alla prossima sicuramente, alla prossima. Buonasera. Prestissimo, grazie dell'invito a voi. Piacere tutto nostro, buonasera. Grazie. Ci fermiamo per qualche utile consiglio, saremo di ritorno subito dopo. Rimanete con noi.